Giovedì 4 dicembre, buongiorno, ben trovati con la prima edizione del TG4 di Telecupole, telegiornale interregionale Piemonte e Liguria. Si allunga ancora la tragica catena di morti bianche in Piemonte. L'ultima vittima, ieri, uno scalpellino ventenne che ha perso la vita in un'esplosione a Bagnolo Piemonte. Con il testo unico per la sicurezza, però, aumentano anche i controlli nelle aziende. Sentiamo i dettagli nel servizio di apertura. A un anno dalla tragedia della ThyssenKrupp sul lavoro si continua a morire. L'ultima vittima si chiamava Walter Airaudo, aveva appena 20 anni, la sua vita si è fermata ieri a Bagnolo Piemonte durante un'esplosione alla cava dove stava lavorando. Le chiamano morti bianche, nell'ultimo anno in Piemonte hanno il volto di questo ragazzo, dei 7 operai della Thyssen, dei 5 che persero la vita in un'altra esplosione, quella al Molino Cordero di Fossano, e anche di tanti altri. Le cifre fanno rabbrividire, nel 2007 gli infortuni sul lavoro sono stati più di 70.000 in tutta la regione, ancora di più se si pensa che in molti casi gli incidenti non vengono neppure denunciati. Secondo i dati dell'INAIL, nel 2008 soltanto a Torino ci sono state 24 vittime e da gennaio a settembre gli incidenti sul lavoro toccano quota 25.000. In un panorama così desolante qualcosa nel frattempo è cambiato nel corso dell'anno, è infatti entrato in vigore il testo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro e i controlli si sono fatti serrati e ancora più severi. Ciononostante la situazione resta critica, un segnale positivo comunque c'è, secondo l'ASL Torino 1, che si occupa degli accertamenti, è cresciuta la consapevolezza dei lavoratori di essere esposti a rischi e sono sempre di più quelli che telefonano per segnalare situazioni di rischio che vivono quotidianamente. In questi mesi a Torino sono state controllate 690 aziende. L'impegno più grande, spiegano gli ispettori, ha riguardato l'edilizia, ponteggi non a norma, protezioni che mancano, strumenti di sicurezza inesistenti continuano a essere all'ordine del giorno. Una vera e propria task force di controlli, anche se le lacrime quest'anno sono state di più. Voltiamo pagina con la cronaca. Stavano scartando e incartando con una nuova data di scadenza cioccolatini scaduti nel mese di luglio, che sarebbero finiti nei negozi per Natale, tornati freschi con questo semplice trucco. Con l'accusa di frode in commercio, i carabinieri del NAS di Torino hanno denunciato il titolare di una piccola industria dolciaria della provincia, all'interno della quale i militari hanno sequestrato un quintale di gianduiotti scaduti. Il sequestro è avvenuto nell'ambito di una serie di controlli dei carabinieri del NAS su prodotti in qualche modo legati alle feste natalizie. E sempre in questa attività, i militari hanno sequestrato in un magazzino della provincia di Novara 12.000 confezioni di piante sintetiche cinesi potenzialmente pericolose, fra cui numerosi alberi di Natale. Ancora con la cronaca, Trasparente per il Fisco aveva accumulato un notevolissimo patrimonio immobiliare senza mai pagare tasse o dichiarare redditi di alcun genere. Si tratta di un nomade di etnia Sinti, pluripregiudicato con condanne per ricettazione e furto, su cui da tempo indagava la Guardia di Finanza di Cuneo. L'azione investigativa dei militari ha permesso di individuare nel Savignanese una lussuosa villa di recente costruzione del valore di 2 milioni di euro che l'uomo aveva intestato alla figlia. L'immobile è stato sequestrato come provente di attività illecite. Speriamo di riabbracciare le nostre due consorelle per Natale. Dopo giorni di angoscia, Don Pino Isoardi, responsabile del movimento contemplativo missionario The Focold, si lascia andare a un cauto ottimismo. Di Suor Maria Teresa Oliviero e Suor Caterina Giraudo, le due missionarie cuneesi rapite quasi un mese fa da un gruppo di miliziani in Kenya, ancora nessuna novità. Le autorità si sono asserragliate in un rigoroso no comment. I tempi si stanno facendo lunghi, forse più di quanto ci aspettavamo, ha spiegato il sacerdote. Non abbiamo segnali o notizie che qualcosa nella situazione si sia sbloccato. Rimangono la fede e la speranza. Anche nei giorni difficili del sequestro, la fraternità della città dei ragazzi non dimentica la vocazione ad essere vicina agli ultimi del mondo, missione per la quale Suor Caterina e Suor Maria Teresa erano in Kenya da più di 30 anni. Intanto i mezzi di informazione del Kenya e della Somalia continuano a dare spazio all'appello del Papa Benedetto XVI per la liberazione delle due suore. Ieri il Daily Nation, fra i più importanti quotidiani keniani, ha ripreso la notizia titolandola Papa Benedetto prega per la liberazione delle monache rapite. I volontari della città dei ragazzi ne sono sicuri. Quest'anno per Natale l'unico regalo che desiderano è riabbracciare Suor Caterina e Suor Rinuccia.
Proseguiamo con la cronaca. Da Cuneese, 7 persone denunciate per vari reati e il bilancio di una serie di controlli sul territorio dei carabinieri della compagnia di Alba. Tra i denunciati, un giovane sudamericano sorpreso a Diano d'Alba a fare acquisti con una carta di credito rubata, due operai che trasportavano rifiuti pericolosi a Benevello, due clandestini sorpresi a Saliceto senza permesso di soggiorno e una donna che nei pressi di Santo Stefano Belbo si era messa alla guida di un'auto pur non avendo la patente. E restiamo nel Cuneese per parlare di lavoro, perché Cuneo, più precisamente la frazione Ronchi, il fulcro del piano di riorganizzazione dell'attività Michelin in Italia. L'accordo firmato con i sindacati di categoria prevede infatti un investimento da 200 milioni di euro nel quinquennio 2009-2013. Nel quadro complessivo, lo stabilimento di Cuneo è destinato a diventare il più importante d'Europa, specializzandosi nella produzione di pneumatici di alta gamma. A Cuneo potranno trasferirsi dipendenti dello stabilimento di Torino Stura, che vedrà dimezzata la sua forza lavoro per dare vita a un grande magazzino logistico, in cui dovrebbero trovare posto anche gli addetti a questa particolare mansione finora impiegati a Vercelli. Si chiama Eccentricità, lo straordinario metropolitano, ed è il concorso fotografico lanciato in questi giorni a Torino per trovare l'immagine copertina delle circa 400.000 copie del nuovo Tutto Città di Seat Pagine Gialle, che ha deciso di premiare lo scatto più particolare di luoghi e personaggi insoliti, manifestazioni e usanze popolari, monumenti e opere architettoniche curiose. Il concorso, che ha ottenuto il riconoscimento della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, coinvolgerà 38 città in tutta Italia, insieme al capoluogo piemontese. Al termine della competizione le migliori fotografie saranno esposte in una mostra a Torino. Il concorso è aperto a tutti e si possono inviare fino al 15 dicembre al sito www.concorsotuttocitta.it fino a un massimo di 4 scatti che ritraggano luoghi insoliti e nuovi, monumenti poco conosciuti, opere architettoniche curiose, scorci paesaggistici o personaggi bizzarri e manifestazioni. I vincitori verranno scelti direttamente dagli utenti iscritti al sito, che tra le 10 foto selezionate dalla giuria di esperti presieduta da Daniela Trunfio, curatrice della Biennale Internazionale di Fotografia di Torino, voteranno le 4 più belle da pubblicare sulle circa 400.000 copertine del Tutto Città torinese. Il riconoscimento, la chiocciola della solidarietà, verrà consegnato a Carlin Petrini, fondatore di Slow Food, nel corso della cerimonia di inaugurazione della 439esima Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo, in programma oggi pomeriggio alle 17. Il premio va al fondatore di Slow Food per l'iniziativa Terra Madre, che si propone di dare al cibo la giusta dimensione di buono, pulito e giusto, dove buono si riferisce alla qualità e al gusto, pulito si rifà ai metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e giusto alla dignità e giusta remunerazione dei produttori, all'equo prezzo dovuto ai consumatori. Vi mostreremo il servizio nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Ed ora, come ogni mattina, spazio al sole, la luna e i mercati del nostro almanacco del giorno. Oggi giovedì 4 dicembre è il 339esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 26 giorni alla fine dell'anno. Il sole è sorto alle 7.20 e tramonterà alle 16.39, la durata del giorno è dunque di 9 ore e 19 minuti, la luna sorgerà alle 11.49. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda tra gli altri Santa Barbara Martire, San Giovanni de Mascevi, sacerdote e dottore della Chiesa. Santa Barbara è patrona degli architetti, dei minatori, dei moribondi, dei fucili della polvere da sparo e dei vigili del fuoco. La tradizione invoca Barbara contro i fulmini, il fuoco e la morte improvvisa. Tra i personaggi celebri nati il 4 dicembre ricordiamo il generale Francisco Franco, l'attrice Marisa Tomei e il rapper J-Az. Diamo come di consueto uno sguardo ai principali mercati del venerdì in Piemonte e Liguria. In provincia di Torino, mercati a Rivoli, Caselle Torinese, Sauce Dulce, Venaria, Pon Canavese, Cumiana, Castellammonte, Sangano, San Mauro Torinese. Nell'Alessandrino ad Alessandria, Vignole, Borbera e Fubine, nell'Astigiano ad Asti, Canelli e Nizza Monferrato, nel Biellese a Biella, Lessone e Mongrando, in provincia di Cuneo, mercati a Cuneo, Alba, Centallo, Ceva, Corte Emilia, Garessio, Piasco, Polonghera, Saluzzo, Sampeire e Savigliano. Nel Novarese mercati a Novara ed Arona, in Liguria, Bancarelle ad Arenzano, Castelvittorio, Altare, Celle Ligure, Genova, Ventimiglia, Loano e Chiavari. In chiusura il consueto proverbio del giorno in lingua piemontese: nebbia bassa, bel tempo lascia. Nebbia bassa, bel tempo lascia.